Paul, io non voglio mancarti del rispetto. Tu sai che ero un buon amico di tuo padre e sarò sempre un buon amico tuo. Ma in giro si dice che te la fai con uno strizzacervelli. È vero o no? E qual è il problema? Il problema è che la cosa riguarda tutta la famiglia. Per il momento, noi siamo i soli a saperlo. Ma se la notizia esce nel quartiere, siamo fottuti. Dio solo sa che gli dice a quel tizio. Quello che dico a quel tizio non sono cazzi che vi riguardano. Mi permetto di dissentire. Se stai cercando di prepararti l'infermità mentale per il futuro, tutto ok. Ma crederanno tutti che stai cascando a pezzi, non è giusto. La gente crederà che sia un segno di debolezza e Cedonio si prenderà tutto quanto e questo quello che vuoi. Che volete che faccia? È ora di finirla, Paul. Come sarebbe finirla? Fa fuori lo strizzacervelli, ne sa già troppo quello. Dovrei accoppare il mio medico, ma che sei matto? Paul, se non lo fai tu, lo farà qualche dunaggio. Le cose stanno così. Non lo tocca a nessuno a quello. Chi lo tocca con un dito, io l'ammazzo.